per questo match di Europa League che vedrà affrontarsi gli Stocazzo e i Pink Flamingos. Un match che si preannuncia equilibrato, ricco di occasioni. Vediamo cosa ci dirà. Ecco il fischio, partita cominciata. Ora. Marsiglia che spedisce questo tiro su, ottima risposta di Conso, un'occasione di Flamingos. Ricordiamo che l'ingegner Caldure sta facendo il progetto del nuovo campo. Dopo giocavano i Realis. Già era una La parata di De Luca sul tiro di Sorbo, bella risposta da parte del portiere di Pink. Lamari che giocava con gli altissimi gradi. Attenzione, doppia occasione praticamente per i sì. La parata di De Luca e poi ancora l'occasione. Ragazzi, facciamo i cambi. Davvero uno dei migliori dei suoi. Scrauso. Gol merda. Madonna. Attenzione. Palle in mezzo, Sorbo. E poi c'è il gol. Si rifà. La cintura. Abbiamo insultato la gente così. Esatto, nonostante i, diciamo, i pronostici negativi è riuscito a segnare il gol. Pacifico, il gol di Pacifico. 1-0 quindi. Non lo fate. Attenzione! La rovesciata praticamente. Oh, che sponda. L'ho fatta una volta proprio così. Ah, vicino, una volta è difficile cogliere il momento. Ricordo di sto con. E quindi Conso passa col 3 in pagella direttamente. Attenzione, Sorbo! Sorbo la mette al lato e batte De Luca. 2-0 quindi, gol di Sorbo. Sto cazzo che incrementano il vantaggio. Attenzione, l'occasione per i Pink Flamingos, davvero pericolosi qui. Ma ora si fischia. Qua va al di là del lavoro, capito? Una cosa è che guadagno, lo faccio con loro, ma grazie. Arriva il gol di Marsiglia. 2-2 quindi. Ma c'è un buffo. No, Luca, non lo fammi entrare, devo trovare molto poco. Senti, metti la musica. Partita. La musica, pure il video prima non lo esce lo strumento. Sei impazzito, ma è giusto pareggio di via. Vabbè. Attenzione, De Luca questa volta blocca. Comunque se parlate sotto le forzate, no, perché no? Ma è Gianni, ma lo che scappa. Attenzione, la palla messa in mezzo con Conso che si butta. Facciamo un altro cambio. È la palla che praticamente entra
passa sotto la barriera e la toccata. Anche diciamo il portiere non si fa fare brutto. Quindi 3-2. Oh, siamo un attimo per loro. Antonino che vede molto bene Manzano, il tiro, si divora il gol del 4-2. Vai, torna, peccato, peccato davvero. Angolo, fuori, fuori, azione concitata e poi arriva il gol, non riesce a evitare il gol De Luca su questa diciamo ribattuta, e quindi punteggio ristabilito. Che tira la lontana. Uomo di Matteo, la parata di Gonzo che risponde presente a questo tiro. Bravo, vai. Palla che resta lì, Galdi si divora il gol del vantaggio davanti solo al portiere, incredibile. De Luca la palla. Cercate raga, aiutatelo. Siamo a 6 punti. Palla in mezzo ancora De Luca. Se dicono questo stanno a 6. Ah si sì, stanno a 3 loro. Lo sono a 3. Ah, allora. Io, tindro. Come? Siamo qui col Mago Sorbo che ci commenterà questa partita, una partita combattuta, sporca, e che nonostante appunto il suo gol non è stato diciamo concluso con una vittoria. Vai, un commento sulla partita. No, diciamo che una veramente 3 punti persi, perché sono, c'erano 2-0 la prima frazione di gioco, poi ci siamo fatti rimontare, bravi a pareggiare, però non è questo l'atteggiamento giusto da tenere per le prossime. Quindi si partite. Poteva fare di più, non soddisfatto della sì, prestazione. Ma soprattutto bisogna saper mantenere il risultato e giocare con la testa quando siamo in vantaggio. Va bene, allora grazie mille, in bocca al lupo, alla prossima. Sì. Ciao.